E questa azienda ha una storia di lungo corso perché è nata nel 1990, 29 anni fa, che per un'azienda che opera in un settore fortemente innovativo come il nostro, fortemente in evoluzione, soprattutto tecnologica, sono ancora un periodo di tempo più lungo. E nasce dalla volontà di quattro soci fondatori che, dopo aver condiviso un periodo di lavoro insieme in un'altra azienda, sempre nello stesso settore, decidono di avviare questa nuova avventura professionale. Gli anni nell'altra azienda ci sono serviti per conoscere il mercato, per conoscere le tecnologie, per conoscere chi produce le tecnologie sul mercato, per farci conoscere, ma ci sono serviti anche e soprattutto per conoscerci tra noi e quindi capire che questo progetto poteva avere un futuro e uno sviluppo. Quando siamo partiti seguivamo le piccole e medie imprese a 360 gradi, perché di fatto nel 90 c'era la grossa necessità di informatizzazione, quindi le aziende erano ancora in un percorso iniziale nell'adozione dell'IT, per cui si seguiva sia la parte hardware sia la parte software, in particolare sulla parte applicativa gestionale, quindi quello di cui tutte le imprese hanno bisogno. Ovviamente a quei tempi il mercato cresceva a due cifre, quindi con delle percentuali molto importanti, quindi siamo nati in un momento particolarmente favorevole in cui tutte e quattro giovani con tante idee, tanta volontà e sicuramente il mercato ci ha aiutato. I bisogni sono cambiati da una parte con l'evoluzione tecnologica e con la maturità anche da parte delle aziende. All'inizio le aziende chiedevano tecnologia. Quindi chiedevano hardware e software principalmente, per cui all'inizio il nostro ruolo è stato quello di essere fornitori principalmente di tecnologia e di servizi finalizzati a far funzionare meglio quella tecnologia. Oggi la domanda è cambiata, nel corso di questi anni è cambiata, non c'è più la corsa alla tecnologia, non c'è più la corsa all'ultimo modello tecnologico di processore. Oggi c'è la ricerca di quello che è un'IT finalizzata a migliorare i processi di business delle aziende. Quindi una ricerca a quelle soluzioni che possono aiutarmi a lavorare meglio, a ottimizzare i costi, ad avere sempre più dati da gestire, perché questo è il nuovo patrimonio delle aziende. Oggi noi vediamo alcuni ambiti che sono particolarmente importanti o che riteniamo comunque estremamente importanti per le aziende nostre clienti. Il primo è quello della fabbrica. Il nostro territorio è ricco di aziende manifatturiere. La fabbrica oggi non produce più solo prodotti, la fabbrica oggi produce dati e sappiamo tutti che ormai il dato è il nuovo patrimonio delle aziende. Quindi andare ad analizzare anche tutto quel patrimonio che c'è in fabbrica e che fino ad oggi è stato utilizzato a fini solo produttivi è un elemento nuovo che sempre di più le aziende stanno guardando con attenzione. Un altro aspetto molto importante è quello non solo della fabbrica connessa, ma anche degli oggetti connessi. Sempre di più viviamo in un mondo di oggetti che ci circondano, dallo smartphone, smartwatch, oggi è tutto smart, qualunque cosa che ci circonda oggi è connessa alla rete, invia dati alla rete, questi dati devono essere analizzati, prima di tutto raccolti, analizzati e gestiti per trarne degli elementi di business. Un altro ambito importante è quello della sicurezza, perché se il dato è importante, dall'altra parte ovviamente è importante salvaguardarne la sicurezza in modo che venga protetto da minacce esterne ma anche da minacce interne all'azienda. Un altro aspetto importante è quello della trasformazione dell'IT tradizionale. Oggi vediamo sempre meno i data center in casa delle aziende con dei server fisici in casa delle aziende, ma vediamo sempre di più dei server virtuali sparsi in giro per il mondo. In cloud oggi va di moda. Utilizzare il cloud significa poter accedere a risorse praticamente infinite sulla base delle necessità senza fare investimenti in IT tradizionale come siamo abituati a fare. Trasformazione che tocca anche il posto di lavoro, perché oggi non siamo più ancorati alla scrivania con un PC fisso su cui lavoriamo, ma abbiamo tanti device di diversa forma, di diverse tecnologie che operano sempre e dovunque, quindi connessione in mobilità. E applicazioni che ci consentono di accedere ai dati aziendali in qualunque momento, in qualunque modalità. Uno degli aspetti fondamentali che l'imprenditore deve valutare con estrema attenzione è riuscire a creare le condizioni ideali di lavoro per trattenere le risorse che sempre di più in un mercato come il nostro sono difficili da
riuscire a reperire. C'è un grosso buco generazionale di competenze nel nostro ambito che oggi non si è ancora riusciti a colmare, e questo fa sì che le risorse IT siano oggi estremamente preziose e difficoltose da far crescere. Quindi fare anche dei piani di formazione interne, piani di crescita, sono elementi che vanno tenuti in assoluta considerazione, sono per noi le priorità che tutti i giorni ci poniamo per riuscire a salvaguardare quello che è il nostro patrimonio principale. Cosa ci immaginavamo quando siamo partiti? Di costruire qualcosa. Pensiamo di esserci riusciti, pensiamo di non essere arrivati, perché si continua a costruire tutti i giorni. Diciamo che c'è la soddisfazione di vedere che sul mercato questa azienda è riconosciuta come un'azienda di riferimento per il settore, di vedere persone felici che vengono qui a lavorare in azienda. Questo penso che sia una delle soddisfazioni migliori, oltre ai numeri, che ovviamente anche quelli fanno la loro parte, ma questo fa parte del gioco.